We are in the year 2085 and our planet is covered in waste. Humans now live in a giant spaceship that orbits around the planet and life on Earth seems to have ceased. Does this remind you of anything? Yeah, Wall-E, the movie from Pixar. And Wall-E is one of the last robots that collects garbage, and his mission on Earth is to gather waste and build mountains from it. The future shown by Wall-E looks grim, and changing the situation is not an easy task. But there is a solution, and it's coming from Italy. The DustBot project, coordinated by Professor Paolo Dario from the Sant'Anna School in Pisa, in Italy, has developed two robots, DustClean and DustCart. DustClean cleans and disinfects the streets, while the DustCart moves around the city, picking up the waste discreetly. And they are working already. They are at work in Osaka, Japan. You want to know more about them? Okay, let's have a look at it. Siamo qui alla Scuola Superiore di Sant'Anna, nei laboratori distaccati Axe e Clean a Livorno. Qui abbiamo il nostro robot DustCart, che è stato sviluppato nell'ambito del progetto europeo di ricerca e sviluppo DustBot, coordinato dalla Scuola Superiore di Sant'Anna, che ha come obiettivo quello del miglioramento dell'igiene urbana nelle città attraverso l'utilizzo di robotica e tecnologie di informazione. Ha come obiettivo quello di migliorare l'igiene urbana attraverso la raccolta dei rifiuti a casa. L'utente può chiamare direttamente da casa il robot, che raggiunge la casa del cittadino. Il cittadino scende, seleziona la lingua, è registrato, quindi ha un codice che inserisce praticamente in questa interfaccia che è sul robot, dopodiché seleziona la tipologia di rifiuto, si apre il cestino, l'utente può depositare il sacchetto della spazzatura, dopodiché il robot in maniera del tutto automatica raggiunge un'area ecologica dove rilascia il sacchetto. L'altro robot invece è, come dicevo, un robot automatico che pulisce continuamente le strade e sono pensati per quelle zone dove i mezzi tradizionali più ingombranti non hanno facile accesso, quindi zone a traffico limitato e dove possono quindi muoversi e condividere gli spazi con le persone. Hanno poi a bordo anche dei sensori per l'aria, quindi vengono pensati anche per il monitoraggio della qualità dell'aria, quello che respiriamo. DustCart in maniera particolare può essere usato anche come totem informativo, per cui le persone si avvicinano al robot e possono avere informazioni di vario genere, ad esempio sulla qualità dell'aria, digitando l'apposita casella, oppure informazioni culturali, ad esempio se ci sono delle mostre, informazioni sull'orario dei treni, quindi informazioni di carattere generale che possono essere di interesse per un cittadino. La base del robot che utilizziamo, come vedete, è su due ruote perché utilizziamo il Segway e questa è stata una scelta tecnologica iniziale che abbiamo voluto attuare perché il Segway è in grado di superare anche dei piccoli ostacoli, montare per esempio su dei marciapiedi, riuscire anche a salire delle piccole salite, no? Quindi è interessante proprio per un ambiente urbano, quindi dove non abbiamo un ambiente strutturato ma con dei dislivelli che sono facilmente percorribili da questo robot. Come vedete ha una testa con degli occhi che dimostrano con dei LED luminosi lo stato d'animo del robot. Quando è verde significa che è tutto ok, che l'utente può interagire con il robot, quando invece ha dei LED rossi praticamente significa che lui sta elaborando dei dati che quindi l'utente non può interagire.